Buonasera agli amici di QDS.it, il sito internet del quotidiano di Sicilia, e siamo qui con il nostro opinionista, il dottore Giovanni Pizzo. Ciao, grazie. E siamo qui soprattutto con il nostro ospite, che è Totò Orlando, il presidente del Consiglio Comunale di Palermo. Grazie. Buonasera, buonasera, grazie a voi per l'invito. Grazie presidente di aver accettato. Dunque, come ormai è una nostra abitudine, quando c'è il dottore Pizzo, la prima domanda la fa lui. Allora, presidente, annosa questione. Tari sì, tari no, sta diventando una tariglia più che una tari. E allora partiamo da un dato: la Tari è una tassa che dovrebbe corrispondere a un servizio. Dovrebbe in linea di principio. Normale, in una città normale. Palermo ha una tassa non eccessivamente alta, però confrontato a un servizio che è eccessivamente basso. Quindi diciamo bisognerebbe pagarla tutti, ma comunque provare a migliorare il servizio. E io credo che una delle cose che in questi anni non si è riusciti a fare è quella di elevare la capacità dell'azienda che gestisce il ciclo dei rifiuti in città, portarla a, diciamo, a livelli accettabili, non dico eccellenti, ma a livelli accettabili. Credo che questa sia una delle cose che, diciamo, non si è riusciti a fare in questi anni. Si veniva da una società che era fallita, dall'AMIA, si pensava che rilanciando il servizio pubblico della raccolta dei rifiuti si potesse migliorare in maniera veloce. Così non è stato, la tassa è aumentata, il servizio è rimasto, se non peggiorato, è rimasto quello che era. Quindi la Tari è diciamo una ferita aperta per la città. La sensazione che hanno le persone è che questo aumento eventuale nelle modalità, nelle forme in cui verrà fatto, verrà votato, se votato al Consiglio Comunale, più che per migliorare i servizi servirà per non fare fallire la RAP. Ormai tutti quanti pensano questo. Più che altro il problema c'è, cioè la proposta della Tari in bolletta, quindi cioè, insomma, come ha detto il dottore, è abbastanza non equivoca, però insomma. E allora, proposta forte. E allora oggi noi abbiamo una società che gestisce il ciclo dei rifiuti. C'è un elemento nuovo, è l'elemento nuovo che Palermo per tanti anni ha usufruito di una discarica, diciamo che la regione sostanzialmente ci metteva a disposizione, Palermo la gestiva e Palermo ne aveva grandi benefici. Da qualche anno Palermo è diventato una città come tutte le altre città siciliane, quindi senza una discarica dove conferire, quindi con un aumento dei costi non indifferente. Gli extracosti che oggi diciamo dovranno gravare sulla nuova tariffa, sulla nuova tassa, sono quelli dovuti alla mancanza di discarica, quindi diciamo al trasferimento dei rifiuti fuori. Non bastavano, diciamo, le carenze strutturali, ma a quelle si è aggiunto anche quello della mancanza della discarica. Quindi diciamo oggi il punto è questo, il punto è che una società che se non avrà, diciamo, trasferite le somme per sostenere gli extracosti, è ovvio che è una società che entra in sofferenza e potrebbe rischiare quantomeno la messa in liquidazione, perché quello il capitale sociale della società è veramente quello che poca già, cosa. Quello che purtroppo già conosciamo, per me è già successo. Senta, invece voglio dire, adesso non dico che siamo fuori dalla pandemia, però insomma siamo sulla strada. Speriamo, adesso non lo diciamo perché già l'anno scorso se l'ha detto. E c'è anche un'altra questione che è sempre quella dei DEORS, degli spazi, insomma, tutto solo pubblico. Insomma, che estate ci aspetta sotto questo punto di vista? Cioè, nel senso, un'occupazione selvaggia oppure insomma. No, però noi che viviamo la città, diciamo, dobbiamo partire da un dato. La città è divisa in due. C'è una porzione piccola di questa città che è quella che vede le pedonalizzazioni, le aree pedonali, vede una classe, diciamo, imprenditoriale senza problemi, no? C'è chi fa
tutta la richiesta ha subito il solo pubblico, c'è un decreto legge che autorizza l'incremento del 50% e con una semplice mail ne usufruisce. Usciti da questo perimetro vai fuori e la gente non può averlo, uno perché non ha le distanze, due perché c'ha lo stallo della società che gestisce le aree di sosta a tariffazione, due perché non si può chiudere il traffico. E allora io credo che in un momento così difficile e soprattutto per un tempo limitato va data la possibilità a tutti gli esercenti della città di avere uno spazio all'esterno per poter lavorare, perché poi diciamocelo tra noi che se la gente lo spazio non ce l'avrà a giugno, a luglio, ad agosto, diciamo, invito chiunque a mangiarsi la pizza sull'asfalto dentro la città, ognuno di noi preferisce spostarsi. Fare trovare pronti questi esercenti al rientro tra settembre e ottobre, che ancora da noi si può mangiare fuori, anche parte di novembre, e sostenerli soprattutto non facendogli pagare ulteriori balzelli. Però il ragionamento va aperto nel rispetto delle regole, nel rispetto dei condomini, nel rispetto degli accessi, nel rispetto di tutti. Però diciamo, ogni tanto bisognerebbe pensare che molti sono stati tutelati durante questa emergenza, i dipendenti, chi ha uno stipendio è stato tutelato, molti stanno pagando un prezzo altissimo. Io credo che ogni tanto, come dice qualcuno, non bisogna chiedere ma pure dare a chi ha messo, cioè già ha perso di suo. Senta, un altro tema parecchio caro, molto caro ai palermitani, è quello della viabilità, del traffico. Adesso non per citare Johnny Stecchino, ma davvero sembra che stia diventando il grave problema di Palermo. Ponte Corleone, Violeto, i tir in mezzo alla città, cioè insomma tutta una serie di cose, cioè, è veramente grave. I lavori infiniti, l'anello ferroviario, il passante ferroviario, i ritardi di anni, cioè, sembra davvero una situazione di emergenza sotto questo punto di vista, e oggettivamente sfido chiunque a dire no, non è vero. Io credo che nessuno può dire questo. Io credo che alla fine di due mandati, e io diciamo non voglio esimermi dal giudizio diciamo, e dalle responsabilità, io credo che dopo 10 anni non avere una strada in più, anzi una strada in meno, perché oggi abbiamo via la Regione con il restringimento sul Ponte Corleone. La Regione non è una tangenziale, è un viale di città. Diciamo, abbiamo una serie di cantieri aperti sulle arterie principali. Obiettivamente ci ha riportato indietro nel tempo a Johnny Stecchino. Io credo per qualche anno diciamo il palermitano si stava anche liberando da questa, però oggi siamo ripiombati in un contesto veramente difficile. Io credo che sia stata mancanza di programmazione, non controllo della macchina amministrativa, perché il paradosso è che un'azienda che ha un incarico di fare dei piccoli lavoretti sul Ponte Corleone inizia i lavori senza che il comune lo sa. Cioè, quindi il comune non ha neanche l'attenzione per i piccoli lavori di manutenzione. Per fortuna c'è questa novità che è previsto nel decreto semplificazione, è previsto un commissario per la. Ma questa è una cosa. Avere un commissario per un ponte, io preferisco avere un commissario per un ponte che non avere un ponte. Senza dubbio, su questo non c'è dubbio. Questo credo che Giovanni è stato assessore regionale alle infrastrutture in diverse occasioni, diciamo anche con uno spirito diverso, in un'epoca diversa, si cercò di affrontare una serie di temi. Lì abbiamo messo che poi obiettivamente diciamo. Si sono scontrate le proposte operative e fattive anche con posizioni ideologiche che vedevano me e Giovanni da una parte, insieme a parte anche di amministratori locali dall'altra. Quindi il tema delle infrastrutture a Palermo diciamo, è un tema che non è mai stato affrontato in maniera laica, reale
e che soprattutto andasse nella direzione di risolvere i problemi. Si è sempre, noi viviamo la più grande opera pubblica che dovrebbe avere la città, che è il famoso tram, no? Che dovrebbe essere una festa di partecipazione popolare, no? Perché se è quella, per come ci viene rappresentata, la panacea al traffico, alla mobilità, viene vissuta con questo atteggiamento, con il comune che, diciamo, non, neanche al consiglio comunale fa sapere cosa vuole fare, con una città che non sa di cosa parliamo, con le periferie che, diciamo, se lo sognano il tram. Quindi c'è un tema di ideologizzazione delle questioni. Perché non si può parlare di tram in maniera serena? Perché non confrontare? Forse perché è un tram chiamato desiderio, cioè nel senso che è più un desiderata, cioè una immaginazione rispetto all'offerta di servizio. Cosa voglio dire? Anche Milano c'è il tram, ma non è l'unico mezzo. Cioè, quando uno carica di aspettative un'unica soluzione, come se fosse il Deus ex machina che risolve tutti i problemi, sappiamo che nessuna cosa risolve tutti i problemi. Uno dovrebbe avere una programmazione su più fronti per affrontare i vari punti e i vari snodi, anche perché il tram non lo puoi mettere dappertutto, lo puoi mettere in alcune zone, in altre no. Secondo me lì è stata, si è caricata enormemente per un contesto ideologico che è lo stesso della pista ciclabile. Cioè, io il tram lo voglio fare nel luogo dove esercito un potere ideologico, in Via Libertà, come la pista ciclabile l'abbiamo fatto in quell'asse. Il tram può essere fatto, ma è utile, è funzionale a tutto il resto della circolazione se io non vado a scassare già la poca circolazione che c'è. Per cui il tram sull'asse di quell'asse di Via Libertà, che potesse essere spostato qua in Via Crispi sul lato del porto, cioè attraversando anche il porto, utilizzando anche per le navi da crociera e quant'altro, è lo stesso asse di circolazione. Se lo spostavi verso il mare non avrebbe creato gli stessi problemi ideologici, però in Via Libertà era Via Libertà. Però vi posso dire, è come quando tu ti vuoi comprare l'appartamento in Via Libertà. Sì, ma io difatti credo che nessuno in questa città sia contro l'infrastruttura tram. Assolutamente. Qualcuno la utilizza per creare, diciamo, una cortina tra una posizione ideologica e una non conoscenza dei fatti, no? Perché io credo che sul tram bisognava fare una discussione libera, aperta, e che comunque il tram non può precludere la realizzazione di altre infrastrutture come la MAL. Come l'utilizzo dei mezzi elettrici. Cioè, io voglio dire, Palermo credo sia una delle poche città in Italia a non avere le colonnine di ricarica per veicoli elettrici. Roccamena, che è un comune che, diciamo, tutti conosciamo, sulla Palermo Sciacca c'è questa ridente città, non ha la pompa di benzina, ma grazie a un deputato dei 5 Stelle che ha fatto una donazione, ha una colonnina per le ricariche delle auto elettriche. Palermo, non so se vi è capitato di vedere che la gente si ricarica l'auto con dei fili che scendono dagli appartamenti. Allora, io credo che bisognerebbe, diciamo, coniugare la narrazione con la realtà. Se si eccede con la narrazione e si sta fermi con i fatti concreti, credo che poi questa differenza, diciamo questa mediazione, non riusciamo più a tenere in piedi. Allora, Presidente, il nostro format si chiama QDS Posa Caffè, quindi è il tempo di una pausa caffè. Da. Quindi che faccio fare un'ultima domanda dal nostro. Allora, tutto. Parliamo di narrazione. Che scenario vedi, se lo puoi narrare, sul inevitabile dopo Orlando, perché Orlando, come tutti sanno, non si può più ricandidare, e quindi c'è uno scenario post Orlando che, siccome non penso si ricandiderà a 80 anni, no, non si ricandiderà più, quindi è la fine di un'era, che è un'era che dura 36 anni, quindi come tutte le fine di un'era culturale più che amministrativa, lascia un vuoto. Questo vuoto, che come immaginiamo può essere riempito e verso dove può andare? Ma guarda, io credo che, diciamo,
una, anche lì è un aspetto molto ideologico e culturale. Io credo che negli ultimi anni diciamo il sindaco ha fatto delle scelte che lo hanno portato a coinvolgere una cerchia sempre più ristretta di, a chiudersi sempre una cerchia più ristretta di, diciamo, di rappresentanti della società e anche di, della politica, dei ceti della società. Io, io credo che diciamo in mancanza di una personalità così forte bisogna mettere insieme tante energie senza non badare, diciamo, come diceva qualcuno che poi magari non l'ha fatto, senza chiedere da dove vieni, ma diciamo chiedendoci tutti dove vogliamo andare. Io credo che la città viva uno dei momenti più difficili della sua storia e credo che serva il contributo di tutti. Vogliamo parlare del contributo dei migliori? Facciamolo, ma io credo che servano i migliori, ma servano, non dico i peggiori, ma serva tutto. Serva tutto e tutto deve lavorare in una direzione, altrimenti questa città non ce la fa. Cioè tu ritieni, fammi capire, di passare da una monarchia a una repubblica? Io credo che sì, che di passare da, io vorrei, diciamo che vista la fase difficile, qualsiasi cittadino si rendesse conto che la fase difficile è che si sbracciasse per mettere a disposizione quel poco, quel tanto che ha per salvare la città. Grazie. Io ringrazio il Presidente del Consiglio Dottor Rando. Grazie a voi. Presidente. Ringrazio anche il nostro Ministro. Speriamo. Alla prossima. Speriamo bene. Stiamo bene, grazie. Arrivederci.